Due venerdì fa ho fatto questo video su MP3 dove alla fine del video ho messo queste sequenze. Ora mettiamo da parte l'audio per il momento che non ci serve e focalizziamoci sulle onde sonore. Ho utilizzato un servizio online in cui gli passi l'audio e ti genera questo genere di onde sonore grafiche. Ovviamente ho utilizzato la versione gratuita e per questo motivo non ho potuto togliere il logo, ma chi se ne frega. Però questo sito ha un problema che a me turba, di cui magari voi non vi siete accorti e spero che non ve ne siete accorti. Il template non si può allineare alla perfezione e non si può neanche settare una, diciamo, dimensione manualmente mettendo magari i numeretti della tastiera. Si fa tutto in maniera grafica. E questo cosa significa? Che io per allineare i vari segmenti dovevo tenermi due tab aperte e cercarle di posizionarle più o meno allo stesso modo. E a me queste cose turbano. Tra l'altro ho provato anche a fare il copia e incolla tra due progetti e neanche questo funzionava. Questo l'ho fatto perché se avete mai utilizzato PowerPoint, quando copiate un oggetto da una slide all'altra, te lo rimette anche nella nuova slide, te lo mette nella stessa posizione, alle stesse coordinate, con la stessa dimensione. Pensavo di poter utilizzare una cosa, diciamo, un meccanismo simile in questo sito internet, ma no, non si può fare. E quindi il giorno prima che io partissi per le mie vacanze maltese, e questo risponde a chiunque si stesse chiedendo perché io sia così abbronzato, io mi ero fatto un programmino in Python per fare questo, per generare queste onde sonore. Questo programma che ho fatto, che potete anche andarvi a guardare sul repository GitHub che lascerò qui sotto in descrizione, prende in input un file audio, io ho utilizzato formato WAVE, e crea un'animazione di quattro tipi, utilizzando le barrette verticali che possono essere o di questo tipo o di quest'altro tipo, oppure mostro una serie di LED luminosi e infine c'è questa qua circolare. Le configurazioni vengono passate tramite un file JSON e io per questo progetto non ho utilizzato la libreria JSON Bitin di Python, ma un'altra che ha un parser modificato, che tra le altre cose che ti permette di fare, ti dà la possibilità di aggiungere i commenti al file JSON, cosa che non è standard, ma è molto comoda per me, perché posso mettervi, diciamo, alcuni esempi, commentarli e il tutto funziona. I commenti in JSON, o meglio, in JSON standard, non esistono. Il programma è fatto da tre parti. Una prima parte che determina quanto deve essere grande ogni singolo rettangolino, per ogni frame ovviamente, la seconda parte che crea, diciamo, ogni frame del video, immagine dopo immagine, e infine l'ultima fase è quella della codifica, cioè prende tutti questi frame e crea un file MP4. Quindi, se pensate che io abbia fatto questo mio programmino solamente per soddisfare il mio disturbo ossessivo compulsivo per avere tutto allineato al millimetro, o meglio al pixel, diciamo che la vostra risposta è parziale, perché c'è anche un altro motivo più importante, ovvero vi posso portare un video dove vi mostro un esempio concreto di come utilizzare la trasformata di Fourier per fare cagate di questo tipo. Adesso passiamo al codice vero e proprio e lo facciamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Kodi Academy e oggi vi faccio vedere come si creano queste onde sonore che state vedendo qua a schermo utilizzando Python. In questo momento sto utilizzando la rappresentazione circolare così che io possa mettere la mia immagine bellissima come se fosse un avatar dentro questo cerchio. Ma prima di proseguire vi prego come al solito di supportare il mio canale e anche il mio lavoro con un gesto molto semplice, iscrivendovi al canale
E anche potete lasciare un like, potete commentare, insomma fate tutto quello che volete qui sotto. Io vi leggo sempre. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e che mi hanno anche supportato economicamente su Ko-fi. Se anche tu vuoi supportare il mio lavoro su Ko-fi offrendomi un caffè virtuale, il link lo trovi in descrizione. E adesso fatemi tornare. Iniziamo dalle cose semplici. A queste due funzioni ci ritorneremo dopo. La prima cosa che faccio è quello di impostare arg parse per permettermi di leggere da riga di comando il nome del file di input e farmi dare un nome di un file in output. Utilizzando la libreria PyDub, in questa riga io leggo un file audio e qua lo separo in ogni suo singolo canale. Il metodo split to mono restituisce una lista contenente due oggetti di questo oggetto qua, audio segment. Invece se già l'audio in input è mono, quello che faccio qua è quello di creare una lista che ha un solo elemento dello stesso oggetto audio segment. Questo lo faccio per rendere il codice che segue indipendente dal numero di canali. In questa riga di codice quello che faccio è di prendere i valori audio, quindi quella della PCM, per ogni canale e li sommo insieme. Ora devo suddividere questo PCM in base al numero di frame. E quanti frame abbiamo? In realtà, diciamo, a noi non interessa quanti frame abbiamo, ma a noi interessa il frame rate che viene configurato nel JSON. I video che faccio io, questo che state vedendo qua, sono di 25 frame al secondo. Quindi prendo la frequenza di campionamento dell'audio che mi dice quanti valori interi ho per ogni secondo di audio e li divido per il numero di frame al secondo. Questo valore mi restituisce il numero di campioni che devo utilizzare per ogni, diciamo, frame di video. Tuttavia, la lunghezza totale dell'audio che sto utilizzando, espressa come numero di campioni, potrebbe non essere un multiplo di questo numero di campioni per frame che ho appena calcolato. Questo significa che se non abbiamo un multiplo perfetto, l'ultimo frame avrà meno campioni. È lo stesso concetto dei 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2. E adesso abbiamo 3 scelte per ovviare a questo problema. Ci possiamo sbarazzare dei campioni in eccesso, ma così facendo tolgo l'ultimo frame. Nella nostra analogia con i 44 gatti significherebbe sbarazzarci dei 2 gattini. E siccome noi non siamo persone crudeli, non ce ne vogliamo sbarazzare. Un'altra cosa che possiamo fare è ce ne freghiamo, ovvero calcoliamo il grafico dell'ultimo frame con, diciamo, i campioni che ci restano, quindi utilizzando l'analogia dei 44 gatti, quelli che restano, cioè quei 2, li utilizziamo per fare quello che dobbiamo fare, ovvero calcolare i grafici. Oppure un'altra cosa che possiamo fare è aggiungere un riempitivo. Un padding, insomma. Nel caso dei gattini è un po' come se noi aggiungessimo tanti gattini finti per formare una fila completa. E io ho optato per quest'ultima soluzione. Aggiungo un riempitivo, ma non metto tutti 0, cioè il valore che uso per riempire non sono tutti 0, perché questo potrebbe generare delle alte frequenze che non esistono all'interno dell'audio. Se non sapete di cosa io stia parlando, vi consiglio andiamo a recuperare il video di JPEG, questo qua, che, anche se parlo di immagini, io spiego bene cosa intendo dire per alte frequenze in questo caso. Quindi il riempitivo che io aggiungo lo faccio copiando l'ultimo valore dell'audio PCM, quindi lo ripeto finché arrivo a un multiplo che a me piace. Questa riga qua che vedete fa la magia. Prende il segnale PCM per ogni frame, e questo lo posso fare perché per ogni frame so quanti campioni devo prendere. L'ho calcolato prima e di questi ne calcolo la trasformata di Fourier. Ora, sulla trasformata di Fourier vado un po' veloce. La trasformata di Fourier cambia la rappresentazione del nostro segnale, suono, immagine che sia. Scompone il nostro segnale di ingresso, quindi quello che abbiamo in input, come la somma di diverse funzioni coseno e diverse funzioni seno. Nel video di JPEG avevo spiegato in maniera approfondita questa cosa tramite la DCT, ma
la DCT o la DCT come dir si voglia utilizza solamente funzioni coseno, ma l'idea generale è la stessa, semplicemente la DCT è un caso particolare della trasformata di Fourier perché non usa funzioni coseno e seno, ma solo funzioni coseno. Quindi quello che accade dentro la trasformata di Fourier è che vengono utilizzate funzioni seno e coseno a frequenze sempre maggiori e ogni valore indica l'ampiezza di ogni singola funzione seno o coseno che sia. L'output di una trasformata di Fourier, e qua non vi spaventate, è un numero immaginario. Un numero immaginario è formato da una parte reale, un qualsiasi numero che conosciamo oggi, 1, 2, 3.14, diciamo quello che vi pare, e da una parte immaginaria, che è sempre di un numero reale, cioè quindi 1, 2 o 3.14, moltiplicato per un numero speciale che di solito viene chiamato i, che è la radice quadrata di meno 1. Ma tutta questa storia a noi cosa interessa? Che ce ne facciamo dei numeri immaginari? Per dei motivi che non vi sto qua a spiegare, ma se volete approfondire potete andare a guardare cosa sia la formula di Eulero e anche le coordinate polari. La parte reale di un numero immaginario corrisponde al contributo della funzione coseno a una determinata frequenza, mentre la parte immaginaria, spero che l'avete già capita da voi, corrisponde al contributo della funzione seno alla medesima frequenza. Ma a noi interessa semplicemente stabilire quanto grande dobbiamo fare sti cavolo dei rettangolini. Come passo da numeri complessi a, boh, faccio un esempio, 100 pixel o qualsiasi altra dimensione che questo rettangolino deve avere? Possiamo fare tre cose. Possiamo prendere il valore della parte reale del numero complesso, quindi il contributo delle funzioni coseno, e scartiamo il resto. Però a questo punto la domanda sorge spontanea. Che senso ha che abbiamo fatto la trasformata di Fourier? Potevamo fare una DCT come quella di JPEG e ce ne uscivamo. La seconda alternativa è analoga. Possiamo scartare la parte reale, ci teniamo la parte immaginaria, ovviamente togliamo i, cioè la radice di meno 1, e utilizziamo quel valore della parte immaginaria per costruire i nostri rettangolini per ogni frame, ma anche in questo caso che senso avrebbe avuto fare la trasformata di Fourier? Oppure possiamo prendere il meglio dei due mondi. Anche qua, per motivi che non vi sto qua a spiegare, ma che hanno a che fare con la trigonometria, ovvero tutte quelle cose che legano un triangolo rettangolo alle funzioni seno e coseno degli angoli, calcolare il valore assoluto di un numero complesso equivale a calcolare in un qualche modo il loro contributo congiunto. Se la vogliamo rappresentare in maniera geometrica, calcolare il valore assoluto di un numero complesso equivale a calcolare l'ipotenusa di un triangolo rettangolo costruito partendo da due valori, quello reale e quello immaginario. Quindi, in questa riga io calcolo le trasformate di Fourier per ogni frame del nostro video e a ciascuna di esse io calcolo il valore assoluto. Quindi questa lista FFTS ha una lunghezza pari al numero di frame e per ogni frame ho una trasformata di Fourier di pochi millisecondi. Con 25 frame al secondo stiamo parlando di 40 millisecondi di audio, ma ovviamente anche 40 millisecondi di video. Nell'esempio che sto portando, questo corrisponde a 882 campioni del segnale PCM in ingresso, perché a quella frequenza di campionamento, ovvero 44.100 Hz, abbiamo 882 campioni per ogni frame. E questo significa che la trasformata di Fourier avrà anche 882 valori, ma a noi non servono tutti, perché noi abbiamo molti meno rettangolini. Questo segmento audio che state vedendo ha 80 rettangolini. E quindi per ogni frame devo accorpare i valori della trasformata di Fourier per creare 80 valori. Qua posso fare diverse cose. Posso sommare in bande, posso calcolare la media, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me calcolare la media è sbagliato, visto che il valore della trasformata di Fourier sono molto grandi per basse frequenze e sono molto piccoli per le alte frequenze. Quindi
opto per prendere il massimo di ogni finestra. E in questo esempio noi abbiamo 80 finestre, perché noi vogliamo 80 rettangolini, e questa cosa nel codice la chiamo come bin. Non vi ho spiegato tuttavia questa riga qua, per motivi che non vi sto qua a spiegare, altrimenti questo video non finisce più. La trasformata di Fourier è simmetrica. Vedete qua, vedete che la parte finale è uguale alla parte iniziale, quindi la seconda metà della trasformata di Fourier non mi serve, quindi utilizzo la prima metà e qua faccio esattamente questa cosa. Elimino la seconda metà e tengo la prima metà. Ora, questa lista di bin è sempre lunga in base al numero di frame e ogni elemento di questo, diciamo, lista bin contiene una lista di 80 elementi, perché voglio 80 rettangolini, quindi una lista di liste. Questi elementi hanno in questo momento dei valori arbitrari e io li voglio convertire con dei valori compresi fra 0 e 1. Quindi per ogni finestra calcolo il valore massimo e divido i valori all'interno della finestra per questo valore massimo. Quindi in questo caso abbiamo solamente 0 e 1. Salto questa parte di codice che fa la normalizzazione per bin. Provateci voi e vedete cosa fa, altrimenti il video non finisce più. Su quest'altra parte del codice invece vado veloce. Qua faccio una sorta di ammorbidimento per avere dei frame più, diciamo, sinuosi, più morbidi. Faccio questa operazione di smoothing, ovvero che è una sorta di passare la carta vetrata. Il valore che indica questa, diciamo, variabile, che poi è messa anche nel file di configurazione JSON, indica quanti frame utilizzare per fare una media tra frame. In questo caso ne voglio due. Lo voglio morbido, ma non troppo. Se uso più frame si ammorbidisce di più. Ora ho una lista che contiene al suo interno delle liste con valori compresi fra 0 e 1. Adesso possiamo generare i nostri rettangolini o qualsiasi sia la rappresentazione grafica che io sto utilizzando. Qua prendo un renderer e io ne ho creati tre. Quello dei rettangolini, che come vi dicevo ha due varianti, dove la seconda variante allinea i rettangolini al centro. Poi ho questa coi LED e infine quella che avete visto all'inizio di questo video, ovvero quella circolare. I renderer fanno esattamente questa cosa, prendono i bin che ho calcolato poco fa e fisicamente li disegnano per ogni frame. Io mostro semplicemente come funziona un renderer, ovvero questo coi rettangolini. Gli altri funzionano più o meno allo stesso modo. Questo renderer usa tre parametri. Rounded, che praticamente mi consente di specificare il valore da dare se vogliamo disegnare rettangolini con gli angoli arrotondati, quindi quanti pixel dobbiamo arrotondare. Center indica se vogliamo centrare i rettangolini al centro, diciamo al centro dello schermo, ovvero centro verticale. E infine abbiamo il colore. Io metto bianco perché Adobe Premiere mi consente di fare questa cosa figa che vede qua a schermo in post-produzione. Tutti i frame che io disegno vengono messi in un grandissimo NumPy Array. Le prime due dimensioni sono l'altezza e la larghezza che ho specificato. Ed è una cosa molto tipica quella di utilizzare la prima dimensione per l'altezza e la seconda come larghezza, non il viceversa come ci aspettiamo. La terza dimensione è il numero di canali e poiché stiamo parlando di frame RGB, quindi rosso, verde e blu, ci occorrono tre canali. E la quarta dimensione è quella temporale, ovvero indica il numero di frame. Utilizzo la libreria PIL per aiutarmi a creare questi frame perché ha delle primitive per creare i rettangolini. Per ogni rettangolino devo dare due coordinate. La x e y di partenza e la x e y di arrivo. La x la calcolo in base alla larghezza del video, diviso per il numero di rettangolini che voglio mettere. Tolgo un po' di spazio per lasciare un po' di margine, questa cosa è calcolata in un altro metodo che adesso noi non lo vediamo, però il margine io lo posso stabilire all'interno del JSON. E poiché la larghezza e il margine dei bin sono uguali per tutti i frame, per tutti i bin, una volta che abbiamo stabilito la larghezza del fotogramma e il numero di bin, cioè ovvero il numero di rettangolini che ci voglio mettere, e determinare la loro larghezza è molto semplice.
L'altezza la calcolo moltiplicando l'altezza, diciamo, del frame, ovvero l'altezza massima che può avere il frame, per esempio 1000 pixel, per il valore del bin calcolato in passato. Vi ricordate che io ce l'ho fra 0 e 1? Se io ho 0.8, il rettangolino sarà di 800 pixel, se abbiamo una altezza di 1000 pixel. Per calcolare la Y, il discorso è un po' più complicato. Se non vogliamo centrare e vogliamo una rappresentazione come questa qua che vedete a schermo, la Y è 0. Se invece vogliamo centrare, dobbiamo prendere l'altezza del frame, sottrarre l'altezza del rettangolino e dividerlo per 2 e poi utilizzare questo valore come la nostra Y. Prendo questi quattro numeri, che sono poi due coordinate X e Y, quella di partenza e quella di arrivo, come vi dicevo poco fa, e li metto all'interno di una tupla, cioè io ho una tupla con due tuple all'interno. E questa cosa mi permette di disegnare il rettangolino. E lo ripeto per ogni rettangolino. Ora, il sistema di coordinate utilizzate da PIL parte dall'angolino in alto a sinistra. Questo cosa significa? Che se lasciassi tutto come si trova, il risultato finale sarebbe questo. E qua potrei, diciamo, fare delle menate matematiche dove faccio uno shift in base all'altezza del rettangolo e tutte queste belle cose qua, ma questo lo dovrei fare solo nel caso in cui non lo volessi centrare, eccetera, eccetera, eccetera. Nah, non faccio nulla di tutto ciò. Quello che faccio è quello che, una volta disegnati tutti i rettangolini, flippo l'immagine in verticale e il gioco è fatto. Nel caso in cui io stia centrando i rettangolini, flippare, diciamo, il frame non avrebbe alcun effetto in virtù di una simmetria orizzontale. Questa riga qua non fa altro che, intanto, prendere l'immagine di PIL e convertirla in un numpy array e fare un flip verticale. Una volta che ho una sequenza di frame, devo codificare, ovvero creare un file in MP4. Questo lo faccio con questa funzione che vedete qua, che è l'unica che ho creato con ChatGPT. Non era il cuore del programma e l'ho fatto, come dicevo, prima di andare in vacanza, quindi mi dovevo sbrigare. E nonostante che abbia utilizzato ChatGPT aveva dei problemi, quindi ho dovuto fare anche delle modifiche, però alla fine funziona. In particolare vi voglio far vedere questa classe qua, che si chiama VideoClip, che vuole in input una funzione che, dato il tempo del video, in secondi, restituisce un frame. Io ho creato questa funzione qua, chiamata MakeFrame, che dato t, i frame, è il valore del frame rate, ovvero il numero di frame al secondo, restituisce il frame corrispondente da quelli generati dal renderer. Per l'audio del video il discorso è molto più semplice, perché io gli passo semplicemente il file originale in input, tra l'altro gli passo il percorso del file, e lui non fa altro che convertire tutto questo in un file MP4 che posso poi tranquillamente importare su Adobe Premiere. Sembra tutto molto complicato, me ne rendo conto, ma io ci ho impiegato 4 ore per fare tutto, forse al massimo 5 ore, perché poi mi sono galvanizzato, lo volevo provare. Vi consiglio di andare a vedere il codice su GitHub e sperimentare con le varie configurazioni e fatemi sapere se vi funziona, se non vi funziona, magari proponete alcune idee, modifiche, se ho fatto degli errori, che ne so. Non ho provato a utilizzare file MP3, ma solamente file WAV, e non ho utilizzato altre codifiche video, perché per entrambe le cose, audio e altre codifiche video, queste librerie necessitano di FFmpeg, che io non ho su Windows e non ho manco intenzione di riavviare. Sì, certo, potrei riavviare, testarlo su Linux, utilizzare altre cose, ma chi se ne frega. Ripeto, è una cosa che ho fatto di fretta, dal mio punto di vista funziona anche bene, e potrei utilizzarlo in futuro quando vorrei fare altri video in cui parlo con gli scammer, come questo qua della settimana scorsa. E quindi io qui ho concluso questo video, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, quello che vi pare, tanto io vi leggo sempre, anche se non rispondo a tutti. E quindi grazie per aver trascorso il vostro tempo qui con me anche oggi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!